Ciao a tutti, ben trovati. Come state? Spero bene. Ho da dirvi tante cose e spero di dirvele tutte, almeno in quel poco tempo di questo video, per cominciare una nuova strada insieme. Ebbene, intanto dico grazie a quegli auguri che mi sono arrivati, pubblici e in privato. A quel video straordinario che mi ha fatto emozionare, a quelle sorprese che mi sono state fatte nella giornata del mio compleanno, alle quali non sono abituata, e le sorprese sono le cose più belle che possano succedere nella vita di ognuno di noi. Io le adoro. E quindi è l'unico modo per zittirmi. E ce ne vuole, eh? L'altra informazione è che cambia canale. Valentina Fusco ha cambiato il suo luogo. Non saremo più sul canale precedente, ma ci sarà il link di accesso per il nuovo canale sotto questo video e all'interno del vecchio canale. Per quale motivo questo cambiamento? Perché, come tutta la mia vita, devo evolvermi, sperando sempre in meglio. E anche questa volta c'è un cambiamento perché io dopo un po' mi annoio. Non so voi, ma per la mia vita è così. Devo sempre darmi dei nuovi obiettivi. E quindi questo canale, oltre alle informazioni di una volta, tornerà ad essere un canale di input, di spinta, di forza per essere unici, indipendenti. Perché non so se vi siete accorti, ho sempre avuto ragione. Dovete fidarvi di voi stessi, anche se questo costa fatica. Ultimamente siamo stati delusi ancora una volta, però purtroppo devo dirvi che ve l'avevo detto. È soltanto a noi che dobbiamo credere, alle nostre forze, alla nostra testa, al nostro cuore, alla nostra pancia, al nostro istinto. State tranquilli, non ci darà mai buca. E poi a questo dobbiamo accostare l'informazione che da soli dobbiamo reperire. Dobbiamo informarci, dobbiamo studiare, quello che ho sempre esortato ognuno di noi. Poi ci siamo, ci accompagniamo. Come sta continuando la mia vita, ad essere accompagnata da altri fratelli che con me hanno creduto e stanno credendo ad un nuovo mondo, ad un cambiamento. Esorto ognuno di noi ancora una volta a crederci perché possiamo. Non è finita, non ce l'hanno fatta ad improntare ciò che volevano. Il sistema non ha vinto, ma può sempre farlo ogni giorno. Sapete come ho definito questo periodo? Una dittatura intelligente. E sempre di più mi sto rendendo conto che avevo ragione. Non c'è stato bisogno di dover applicare altro, ma questo nello stesso quel tempo è un messaggio positivo, è un messaggio importante per ognuno di noi. Non sono riuscite ad applicare lo stato di guerra, non sono riuscite ad applicare l'ennesimo lockdown, non sono riuscite ad applicare lo stato di calamità naturale, non sono riuscite ad applicare la peste suina, non sono riuscite ad applicare le malattie virali trasmissibili a grande linea. Non sono riuscite ad applicare nulla. Ma sapete per quale motivo? Perché purtroppo una cosa è già applicata: l'identità digitale, è quella alla quale non stiamo facendo veramente attenzione. E allora nel canale ci saranno altre informazioni proprio riguardo a questo, proprio riguardo a questa conferma, che devono aprire ancora di più gli occhi a chi crede di averli aperti, ma in realtà non è così. C'è un'altra informazione importante che nell'occasione voglio darvi. Attenzione, attenzione, perché proprio non essendo riusciti
ad applicare niente di quello che era il progetto, purtroppo si sta cercando di toccare altro, con una finta ennesima federazione. È allarme, perché si vuole toccare la Costituzione. Come vi ho sempre esortati a capire e a comprendere, la Costituzione è perfetta così com'è. Se soltanto ognuno di noi l'applicasse, se soltanto ognuno di noi fosse coerente in prima persona, è perché non l'abbiamo realmente letta, è perché non l'abbiamo realmente fatta nostra. E allora abbiamo creduto a chi ci ha detto è stata calpestata, è stata ignorata, è stata illegittimamente oscurata. Non è vero. Non è vero perché dipende da noi e possiamo ancora prenderla in essere, perché ancora vige, ve l'assicuro, ma dipende da ognuno di noi, perché come ho sempre detto, noi siamo lo Stato, l'altro è il governo e quindi siamo noi a legittimare il governo ogni giorno, come abbiamo fatto ieri. Ancora una volta, senza comprendere che nulla cambierà in questo modo. Perché? Perché la legge dell'elezione sulla quale avete votato, perché ovviamente io non ci sono stata, e sono orgogliosa di non esserci stata, non fa riferimento alla legge costituzionale. Non è la legge elettorale della legge costituzionale, ma è successiva. Ma questo deve prendere un altro video. O forse una diretta, perché il nuovo canale prevede ancora una volta di vederci, di sentirci, di ascoltarci, di scambiarci le nostre opinioni. Come posso chiudere questo video? L'allarme l'ho detto. I principi fondamentali li ho detti, il cambiamento del canale l'ho detto. Bene, non mi resta a questo punto che lasciarvi con un solo pensiero. Io, come sempre, vi ho avvisati. Poi voi,